Ci troviamo in questa serata abbastanza buona dopo un periodo che ci ha messo in forse le nostre aspettative. L'assessore di Salvia mi ha aperto le braccia, nel senso che mi ha favorito concedendomi di utilizzare questo posto, che è un po' ormai messo da parte rispetto a certi posti più facili. Io ci ho messo 3 o 4 giorni di fatica cercando di evitare di dirlo a mia moglie, ma io ho ripulito tutto, ho tolto tanti chiodini, e anzi vi prego, raccomandate di non mettere più chiodi, perché questo intonaco non è fatto per i chiodi. Che ci mettessero dei supporti autonomi, si possono fare tutte le mostre che vogliamo. E a lei voglio dare il microfono per un saluto, anche perché fra un quarto d'ora, 20 minuti dovrà necessariamente andare altrove per ragioni di organizzazione. Ora ne parliamo. Grazie. Prego, prego. Stai qui vicino a me. Sì, sì, prendo una sedia. No, ma tanto io resto in piedi, Siamo in piedi insieme. No, stai. Buonasera a tutti, io sono molto contenta di essere qui questa sera e soprattutto perché farei un grande applauso a Giuseppe Basile, lo farei davvero con il cuore, perché lui ha una grande capacità, a parte quella che lo contraddistingue, la capacità ovviamente, lo spessore culturale, lo spessore dialettico, il lessico che lui comunque ha, ed è una fonte indescrivibile per il nostro comune, perché è ricco di vera conoscenza. Peppino ha, io lo chiamo Peppino perché noi siamo un po' in amicizia, e è una persona veramente che dà molto per San Nicandro, ma dà molto da un punto di vista strettamente culturale. Quando parlo di cultura parlo proprio di quella cultura vera, di quella cultura che rappresentano le tradizioni, gli usi e costumi del nostro paese, partendo dalle origini fino ad arrivare ai tempi d'oggi. E proprio lui, rifacendo questo volume, questo nuovo volume, Ricordanze, mette proprio in evidenza di come il dialetto è parte fondamentale della nostra cultura. Infatti proprio Ricordanze, a me, quando lui mi presentò questo volume e tutto, quindi la collana che avevamo discusso insieme prima di organizzare questa serata, la prima cosa che mi balzò in testa è stata proprio questa, è stata quella di, nel titolo stesso, trovare appunto il ricordo. Però questo ricordo deve essere comunque profuso, deve essere ancora diffuso e deve essere ancora tutelato, perché oggi qui si parla anche di tutela del nostro dialetto. Infatti mi fa piacere stasera vedere una giovane ragazza che poi farà la sua, leggerà un brano di Petrucci. Un brano di Petrucci, e fa estremamente piacere come vedere essere nato questo connubio fra quello che poi noi rappresentiamo, diciamo, la storia, e fra noi giovani. Quindi io spero che queste serate ce ne possano essere ben altre, soprattutto perché è importante ed è fondamentale il dialetto di San Nicandro, è importante e fondamentale tutelare la cultura sannicandrese. E tu, questo lo dico col cuore, Peppino, sei una persona che comunque sia si dedica. Sono un appassionato. Sei un appassionato, ma la passione a volte può essere un'arma a doppio taglio, ma in questo caso è una passione vera, una passione sentita e soprattutto una passione che riguarda proprio il nostro paese. Quindi io spero che di queste serate ce ne possano essere tante, e soprattutto spero che ci sia qualche altro volume, perché noi non vogliamo assolutamente che questo tuo collage si fermi qui. Se anche ci sono delle piccole storie raccontate,
vogliamo assolutamente che comunque sia la tua passione si incrementi e ci sia, il tuo contributo ci sia sempre più forte per San Nicandro. Io voglio concludere perché Peppino ha preannunciato che purtroppo a causa di impegni strettamente personali dovrò andare via. Porto i saluti del sindaco che ha telefonato, che purtroppo non essendo a San Nicandro ma essendo fuori sede non può essere qui questa sera, e sono ben contenta di vedere questa gente, vedere i giovani, vedere meno giovani attenti alla nostra cultura, perché questa è la nostra cultura e noi la dobbiamo tutelare, ma soprattutto la dobbiamo diffondere. Quindi grazie Peppino a te di questa serata, grazie di avermi concesso di fare questo intervento come assessore alla cultura, che questa sera è degnamente da te rappresentato, e spero di rincontrarti in questo nostro percorso per altre serate insieme, anche magari in un luogo differente, che sia la biblioteca, che siano altri posti, anche la pizzeria va benissimo, anzi se c'è quella va sempre, perché unire anche la cultura, anche il mangiare è una forma di cultura. Ed inoltre, per quanto riguarda, concludo, Palazzo Zaccagnino, quello che hai detto è assolutamente vero. Però su questo Palazzo Zaccagnino lo scorso anno è stata fatta un'inaugurazione fondamentale, che è quella che dava vita, darà vita a breve, ci auguriamo tutti, alla biblioteca, ex biblioteca comunale, con un centro diurno per i giovani meno abbienti. E speriamo che questo palazzo ritorni a vivere, perché il nostro, uno dei nostri obiettivi è quello di riportare il comune come funzione di rappresentanza in questo storico palazzo che è in pieno centro ma è ricco di storia della cultura sannicandrese. Io auguro a tutti una buona continuazione di serata e complimenti ancora. Grazie. Ora, sempre per rispettare i tempi che ci eravamo prefissi, Loretta, perché poi diamo la possibilità di andare ciascuno per le proprie necessità. Certamente chi è venuto questa sera qua è perché ha a cuore certamente gli interessi dei valori l'interesse per i valori sannicandresi della nostra paesanità più interessante, voglio dire, più nobile. Bene, il volume di Petrucci è questo qua, e lui raccomanda: come i precedenti, scritto con argomenti relativi alla paesanità sannicandrese, a San Nicandro Garganico. Sono un volume già soddisfa una lettura interessante, ma tutti e cinque, per chi ha la possibilità di dotarsene, costituiscono una collana, quindi da collezione. Perché sono in numero limitato, ho chiesto, mi ha detto che è possibile, ma sarà difficile fare delle ristampe, fare una riedizione. E allora, se questo è l'essenziale, io vi dico che domandiamoci chi è questo Petrucci, che pare sia l'ennesimo di tanti che abbiamo conosciuto in qualche misura. Petrucci, e io vado a leggere, se no me ne vai in gelo senza scarpe, come si dice, e si tratta sì di un Petrucci, ma non ha da spartire alcunché con i maggiori Petrucci che conosciamo. Per chi possiede o comunque ha letto il suo terzo volume di ricordanze, Emanuele Petrucci fa un'ampia esposizione di tutte le decine e decine di Petrucci che ha rintracciato attraverso le sue ricerche, e fa capire come suo padre appartenesse alla gens de Casaner.
Cioè del caso nero. Scusa, c'è qualche cenno più grande. Sì, ma da intendersi meglio come i casnir. Casnir, casi neri, cioè casi terribili. Imparentati con uno dei numerosi rami dei Vocino di San Nicandro. Ecco, e allora entriamo nel merito. Chiedo scusa, questo quando era ragazza abitava al largo della chiesa madre, a 7 metri e mezzo. Un garage nel mio vicino. Sì, proprio così. Allora, lui fa questa rivisitazione del paese natio attraverso le ricordanze, le sue ricordanze, rivisitazione di luoghi dall'infanzia da lui trascorsa nel nostro paese tra gli anni 30 e 40 del secolo scorso, l'arco temporale della permanenza di Emanuele a San Nicandro, o San Nicandro l'arganico come si scriveva una volta tutti insieme. Quando è nato? E lui è nato nel 35, credo. O 35 o 36. 36. È 36, ecco. Si chiude quando il suo arco temporale di permanenza si chiude quando undicenne, il 25 settembre del 47, quindi dopo la scuola, lascia il paese per andare a frequentare gli studi nel seminario di Lucera, per poi tornare in paese durante le vacanze, che erano sempre ricche di iniziative. In queste brevi permanenze egli collabora con il giovane sacerdote che aveva preso messa una decina di mesi prima, cioè sempre del 46, e che si chiamava Don Vincenzino Palmieri, figlio di Agino Palagrus e di Grazia Oraziella Vocino, anche qui una Vocino, dell'Isquiccia però. Don Vincenzino veniva a dare manforte all'arciprete che era rimasto solo dopo che era morto nel 40. Sì, era morto nel 40 Don Francesco Nardella, dopo che era venuto Don Guglielmo a dargli una mano, però non si sono sentiti molto all'unisono, per cui si sono divisi, e alcuni anni dopo Don Guglielmo passerà a vita autonoma facendo il parroco della seconda nuova, della nuova seconda parrocchia del Carmine. Insomma, questo Ninuccio Petrucci veniva a dare una mano a Don Vincenzo, ma soprattutto ai giovani. Io l'ho conosciuto perché quell'anno sono andato a iscrivermi nel 46, finita, dovevo iniziare la scuola elementare, e sono andato a iscrivermi alla dottrina, così si chiama, alla dottrina, così si chiamava l'iscrizione al gruppo parrocchiale dei ragazzi. Bisognava fare catechesi, insomma. La dottrina. E allora ho conosciuto Emanuele Petrucci, un ragazzo alto, ben messo, bello vagliolo, e mi chiedevo: ma com'è che questo qua ci ha fatto preute? Insomma, c'erano dei motivi che sono ricordati. Fra i giovani dove brillava la sua attività, lui ha preso quelli più impegnati nello sport che c'erano all'epoca e li ha comogliati in una squadra che già c'era, già dai tempi del fascismo c'era, non gli Aquilotto. Lui li ha rimessi insieme e li ha inseriti nella chiesa madre. Così per alcuni anni questi ragazzi, che io vi dico sono per esempio Dalla Pozza, era ancora una sola parrocchia, Vincenzo La Stumbata,
e Lunard Mastrocco, bravo, dalla vigna di Brennam che è il Wash Facchino, e vivente, c'è un sostenuto, dalla stazione Cicilla Macocca, sì, di Leo, da Udapost Cenzino Leparine e Vincenzo Guappone, eminenti, ora sono uno è deceduto e l'altro è ancora vivo ed è diventato generale dei carabinieri. Quindi dalle chiazze di Segnana la Zara Marandoni, che poi tutti chiameranno col soprannome calcistico di Palandoni, perché era spericolato nelle sue sì. E lui era spericolato nei tuffi. No, era pericoloso nelle uscite, si chiama Urgente. Bene, poi da altre parti, Felucce, Giorgino e Maria Elena di Leo, un altro ramo di Leo. Da la Chiesa Madre, Iuccino Scarparedda, Lallina Principessa, i fratelli Mariuccio e Giulino Scupetta. Questi ora stanno per esempio in Australia, cioè sì, al larghetto per andare per scendere giù in via verso Pazzavuoto. Questo per dirvi che ha avuto una bella esperienza fra le più vivaci a San Nicandro durante questo periodo. Poi siccome ha avuto insomma la famiglia era numerosa e povera, beh, il papà, che lavorava con una ditta importante ai lavori che si facevano a Foce Varano negli anni 30-40, ha voluto portarselo con sé come maestranza. E dopo qualche anno che il padre si era, per esempio, hanno costruito la galleria del Conero sotto il Monte Conero ad Ancona, per cui ha mandato a chiamare la famiglia non si è potuta sradicare da San Nicandro e se n'è andato lui, perché era uno dei pochi che aveva cominciato a studiare e aveva voglia di proseguire. E così ad Ancona ha proseguito gli studi e si è sposato lì e insomma ha vissuto. E poi ha chiamato anche il resto della famiglia dopo. Questo per dire che non è che abbia fatto studi notevoli, però quando negli anni 90 ha scoperto La Mia Città, e quindi come questo giornale che era proprio nostro pubblicava dei dialoghi in dialetto da Marietta e Tarsinamo, non mi ricordo esattamente i nomi, che erano dei personaggi scritti e faceva parlare questi personaggi, la buon'anima di Vincenzo Giagnorio, eminente scrittore di dialetto, è l'unico che ha scritto moltissimo in dialetto, è veramente con dei contenuti poetici oltre che interessanti. E allora lui ha scoperto il dialetto. Ma allora a San Nicandro si ancora costuma sto dialetto? E ha voluto, è entrato, ha parlato, ha scritto sul giornale, ma quello che è più importante, riflettendo, dice: ma posso scrivere qualcosa di più consistente, di più adeguato, che non l'articolo sul giornale? E così gli è venuto in mente di fare un ciclo, una pentalogia, ho coniato io, un ciclo di racconti intorno a quello che aveva vissuto lui negli anni 40, a cavallo fra i 30 e i 50, e ci sono delle cose bellissime scritte nei libri. C'è per esempio
Non so se voi ne avete mai sentito parlare, ma voi siete troppo giovani, no, no, no. Lui forse se ne... Santa Rosa de Rodi. Sì. Negli anni 40 è uscita questa, è uscita la nomea di questa santa durante la guerra, e tutti si riversavano a Rodi per andare a visitare. Vabbè, non c'è bisogno. Per andare a visitare questa Santa Rosa che pare facesse miracoli, eccetera, eccetera. Scusa, poi è finito. Come il fenomeno di Lucia. Come sorella e poi mamma Lucia. Vabbè. E lui va a trovare Santa Rosa con qualche familiare, il nonno, la nonna, con il treno. Pensate. E lui per la prima volta va in questo treno, e io so cosa significa, perché ho fatto fare l'esperienza anche ai miei nipoti, li ho portati una volta a Rodi con il treno, ed è un'esperienza bellissima. E quindi lui racconta per esempio di un fenomeno di aurora boreale negli anni, fine anni 30, e poi di un temporale a Pantana, e illustra questo temporale come diventa pauroso, il vento ci sta che strapurtai i padiar, insomma sono delle cose bellissime. Una e i persi di cosa me ne sono tolto conto mio. Allora, lui ha pensato a questa, a queste ricordanze non perché fosse un genio, ma perché era, aveva conosciuto i familiari di un certo Leopardi. Il nostro Giacomino Leopardi, un suo discendente, e questo gli ha praticamente fatto venire la voglia di scrivere alla maniera leopardiana, un po' difficile, però lui rifacendosi alle ricordanze di Leopardi, che è uno scritto un po' romantico, ma di un romantico particolare, che fa, non so quanti di voi abbiano avuto la possibilità di leggere qualcosa delle ricordanze di cose, ma per esempio lui dice qua: viene il vento recando il suon dell'ora dalla torre del borgo, era conforto questo suon, mi rimembra alle mie notti quando fanciullo nella buia stanza per assidui terrori io vigilava sospirando il mattin. Oppure qui non è cosa che io vegga o senta onde un'immagine dentro non torni e un dolce rimembrar non sorga. Quella loggia colà, volta agli estremi raggi del dì, queste dipinte mura, questi figurati armenti e il sol che nasce sul romita campagna, agli ozi miei porser mille diletti. È questo che sente Petrucci, il diletto, nostalgia canaglia, ecco qua. Lui rivede San Nicandro come quando è venuto si è fatto accompagnare dalla piazza Cavut, ma non ci ha capito più niente. Poi si è fatto accompagnare dalla terra, ma come? Io qua c'avevo i compagni, venivo a prendere l'acqua tutte le sante, tutti i santi giorni, perché qui usciva l'acqua fresca dell'acquedotto appena inaugurato 1933, 1934, 1935, 1936, quindi massimo negli anni 40. E allora lui fa questo excursus nel lontano suo passato e lo rimette in circolazione. Ecco qual è il merito di Petrucci.
finisco con lontano, lui da lontano ha parlato di San Nicandro e di San Nicandresi, non alla, alla maniera, dice lui, di Silvio Petrucci, che ha illustrato dei personaggi noti, sì, ma di certa aristocrazia. No, lui ha parlato della gente del popolo. Chi di voi ha conosciuto mai Ndino Loffa, così si chiamava? Ed era un personaggio mite, senza grossi problemi e cose, che si adagiava a fare il portantino di bagagli e di cose, e che i ragazzacci che ci sono sempre in una società prendevano di mira spesso per tirargli qualche tiro mancino. E lui descrive come lui reagiva, e poi se ne andava a ritirare mestamente in Terra Vecchia, dove aveva l'abitazione. E poi Don Giulino Bebisci, e poi no, di Pezzuto è cosa recente, no, nemmeno, sì, anche di Dioma, ma soprattutto no, di Michele della Terra non parla, no, quindi Michele la pecora, non dalla terra, per dire. Ha parlato di tanti personaggi, ma con un piglio delicato, senza entrare in diciamo così, atmosfere penose. E allora parla dei pittori di Catarrella, per esempio, uno dei maestri artigiano come si dice, Maniscalco, Fabbro Maniscalco, dei pittori Pasquale Giagnorio, degli Cusumicchi, e poi ancora di Pasquale Colella, che abbiamo avuto con noi fino agli anni 90, insomma, ed era più, sì, poi Michelino Colella, insomma, e poi di un personaggio della casa che abitava la casa accanto, ed era Costanza Diacint, sentite, nome e soprannome, non si sa il cognome. E poi da Francesco Cusumicchi, che tutti ricordiamo, una conoscenza ultima, Pappino Usambr, un personaggio che ho conosciuto pure io. E poi l'incontro fra lui e un altro sannicandrese che viveva a Mosca, in Unione Sovietica, negli anni 60. Ed è il fratello di Cecchino Bonfit, Michelino, che si chiama, è vero? E si sono incontrati a Mosca nella Piazza Rossa, e hanno, nei limiti del possibile, fatto festa come paesani. E ancora parla del fotografo Giannetta, che molti di voi ancora non hanno conosciuto perché è stato un abile fotografo durante gli anni 50-60. Sì. Parla di un chimico sannicandrese che ha fatto fortuna, un certo Antonio Mascolo Delicetrina, questo è un ramo dei Mascolo. E perché questo chimico sannicandrese che io ho conosciuto e si è fatto è venuto a riposare nel cimitero di San Nicandro, è morto alcuni anni fa, questo chimico, stando a Parma, aveva
studiato e messo in e approntato il famoso a Modena, no a Parma, il famoso aceto balsamico di Modena. Questo aceto balsamico è stato frutto dei suoi studi, delle sue promozioni nei vari congressi di ramo avuti in tutto il mondo, e di cui conosciamo poco. Le ricordanze di Emanuele Petrucci sono praticamente, per parafrasare ancora Giacomo Leopardi, sono uno zibaldone di racconti, di impressioni, di personaggi, di luoghi. E lui dice, ha scritto perché ha scoperto il vernacolo san nicandrese ed è stato un fatto sorprendente. Si augura, come diceva l'assessore di Salvia, si augura che venga coltivato, non venga abbandonato il dialetto, che si, non dico si usi come una volta come lingua essenziale per la comunicazione, ma almeno io reputo deve vivere nei testi letterari che si devono scrivere finalmente, nei testi letterari poetici, di narrativa, ma anche di teatro soprattutto, perché una lingua, benché morta, può vivere bene con tutti gli addentellati della maniera, delle intensità, delle le varie proprietà linguistiche, solo nel teatro può diventare ancora patrimonio. E mi rifaccio patrimonio culturale, e mi rifaccio a quanto auspicava l'assessore. La cultura è quello che mangiamo, è quello che leggiamo, è quello che viviamo, se siamo in grado di digerire queste esperienze, di farle nostre. E facilmente diceva, c'ha una bella proprietà di linguaggio, ma io non sapevo parlare per niente, sono ancora un pessimo lettore. Tutto il mio bagaglio, diciamo così, di lessicale, io l'ho appreso leggendo, imparando a confrontarmi con gli altri. Perfino la politica mi è servito a questo, veramente mi è servito per ascoltare soprattutto. Ma voglio dire, la cultura è questo. Noi, tutte le esperienze che facciamo, se le facciamo bene e di livello medio-alto, non dico altissimo, noi diventiamo quello che abbiamo sperimentato, altrimenti rimaniamo sempre terra-terra. Io mi fermo qui, pensando di avervi dato un quadro della personalità dell'autore e soprattutto dei contenuti di questa, di quest'opera, che veramente è interessante dal punto di vista contenutistico. Io sono dell'avviso che la maniera di scrivere il dialetto suo, essendosi fatto influenzare un po', perché diciamolo pure, fino ai tempi nostri, se si esclude Alfredo Petrucci, nessuno ha scritto in dialetto. Eppure quello che è stato riportato da Michele Vocino in Apulia, alle canzoni dell'Intranta, le cose, sono molto artefatte, sono molto italianizzate. Sono manipolate. Sono adattate alla lingua italiana. Invece il dialetto sannicandrese ha la sua peculiarità più preziosa nei suoni, nelle maniere di dire, come tutti i dialetti, nei modi di dire, che sono nelle frasi fatte, diciamo così, in certi costrutti che non li trovi in italiano. Sono
diversi, anche se ci sono dei surrogati o delle maniere alternative. Io mi fermerei qua e vi farei ascoltare. Aspetta. Il discorso non condivido, solo che i giovani non vogliono sapere. Ma non sono tanto i giovani che devono per forza, i giovani devono vedere gli anziani, per cui sono gli anziani che dovrebbero darsi da fare un po' di più. Ma quando parlo di via l'estero, racconto qualche cosa, le mie figlie dicono, ma che dici? Vabbè, ma perché le tue figlie non vivono a San Nicandro? Ecco. Ma ora sentiremo un brano di quelli scritti da Petrucci che io ho aggiustato un po', perché la maniera sua non si legge, ho manipolato dal punto di vista dei suoni, cioè ho fatto emergere i suoni piuttosto che la struttura. Allora Milena Di Pardo, che ha pure, sta pure impegnata, è una ragazza che sa il fatto suo, perché ha fatto anche teatro nelle piccole sperimentazioni che si fanno di teatro a San Nicandro. Sentiamo che cosa, come ci racconta l'Iscolo Soia. Sì. Oltre ad essere campionessa italiana di kickboxing. Grazie. E questo, bravo. Questo mi dice che... Sì, sì. Prego. E sono praticamente il racconto del periodo scolastico che ha fatto cose dagli anni 40 agli anni 45, 46, 47. L'Iscolo mia a San Nicandro. Kickboxing. L'Iscolo mia a San Nicandro. Mi ricordo che facemmo tanta da qui di dettato che già da quando è cominciamo iemmo stufato. Tutte le urne aiendo pagine e pagine da mazzaredda e da bastoncina e poi ci imbarammo la storia e tutte le numere delle tabelline che mi facevano stare spediato pure alla notte. E un gran mattina mi usava a stracco che li cosse rotte. Poi tutte le urne, che cato sopra uso studiare, a studiare l'italiano che li verbi mi faceva scoppiare il cervello. E poi ambarà poesia a memoria come la cavallina a storna che portava colui che non ritorna. Che a mo mi ricordo solamente questo, perché ormai so vecchio e mi sono scordato tutto il resto. Vede la sciumara di compagno, quasi tutto di 6 anni, che la borsa di cartone a tracolla e che l'innocchio inganna e grembiolina. Mi ricordo che facemmo a sciarra che tracica prima e che i budello ci correvano appresso con piumino. Noi orn, che stiamo tutti arrocignati con lo freddo, ci è venuta a trovare sopra la finestra un voced, forse perché voleva tracir, che ci voleva ingaudà. Perché fuori avevo cominciato forte forte già a sciucca. E mentre che le pambanette cadevano lento lento, a noi ci chiagnevano l'occhio, tanto che iemmo contento. Qualcheduna dalla casa ci portava appresso sempre un scaldino e ce lo teneva sempre appiccicato sotto vicino vicino. Quando ricordo tenere posto in dastamento, che mi fanno rivendare triste tutti i momenti. I persone me li ricordo tutto quanto, a buona, ma da nome me ne ricordo solamente qualcheduna. Mi ricordo un compagno grasso e rosso che tanto che abboniva, che a dindo in bettai su coro suoi non ci capeva. Una volta un compagno che girava a scauzi e che tanto non faccio lottone, l'ha rialata scarpe, cappotto, coppola e un bel cavatone. A cui ci uiorna appresso è venuto alla scuola a renno contento e noi a subito l'abbiamo fatta una puglia di complimento. La maestra nostra, Sartoria Algisa ci chiamava, una signora con un portamento nobile che a sempre auto lo portava, aveva severo e buono tempo stesso e me la ricordo proprio come mo fosse. Quando un compagno l'ha messo 10 all'ho dettato,
perché non avevo capo tenendo a ditta, perciò ce l'ha data. Però fuori poi ce n'è donato che avevano 10 caputate e due agliolo tutta una botta di chiande ceppolate. Sto fatto, criusa e seria, non me lo sono mai scordato, pure se da tanta tempo ormai passato. Oh scuola mia, io lo saccio, lo capisco che a tutto fornisce. E tu maestra, che a tanta cosa manzangata, tu mo, donna, sa tomba, che ci fa? La verità è che tu sei angelo e so contenta. A me mi vede che anni a pensare tutte queste cose. Dite voi a benedice e ammenda, Signore, falli godere do pace e riposo. Grazie. Grazie. Questo fatto che a San Nicandro molti tentano di far teatro, vedi, e si producono anche delle eccellenze, e invece poi come nascono funghi, così muoiono funghi le iniziative. Sarà bene che noi anziani diamo qualche spinta maggiore ove possibile. Ecco, io mi fermerei qui per la presentazione. Se volete fare qualche domanda, Matteo ne ha fatti parecchie mentre ha chiosato anche intorno a precisazioni. Sì, prego. Oh, l'architetto Matteo De Pilla. Matteo De Pilla, il quale è uno degli scrittori sannicandresi in lingua italiana, ovviamente. Mi permette di osservare che il nome già è tutto Matteo, proprio cognome. Ah, beh, vabbè. Cioè, ci chiamo tutto Matteo. Tutto Matteo, no. Siete ormai una minoranza. Allora, devo dire che Matteo stiamo emergendo. Cioè parecchi personaggi che si chiamano Matteo stanno emergendo. Matteo Renzi, Matteo Salvini, può essere pure simpatico, antipatico, e così via dicendo. Matteo Salvatore, vabbè. Allora, sentite, anche se noi stiamo trattando un tema che, diciamo, può essere caro ai cultori, questo è un cultore sicuramente, non prendiamo tutto sotto gamba, perché sono cose molto importanti. Io fra l'altro mi cimento nel mio piccolo, vorrei scrivere, lui lo sa, così ne ho scritto pure io. Ultimamente ho scritto anche un libro che ho pubblicato, se cliccate su internet e vedete Matteo De Pilla, c'è un libro che si chiama Le missioni di Maciù, ma non è questo il modo di fare pubblicità, perché io non ci tengo la pubblicità dei miei libri. Secondo me, non voglio essere un virtuoso, però credo che è il valore che dovrebbe dare pubblicità al merito, credo. Allora, io ci tengo molto a quello che l'amico Peppino di lunga data ha fatto, quale sforzo, quale messaggio, perché sono delle cose che noi cerchiamo di bistrattare un pochino. Il dialetto sannicandrese è così, ma tu sei troppo sannicandrese, ma noi siamo sannicandresi. Io vi garantisco che amici miei di lunghissima data, di lunghissima, proprio parlo di 30, 40, anche 50 anni fa, ma sapete che loro hanno nel loro idioma, nel loro pensiero, il modo proprio di esprimersi sannicandrese, perché è come una fattura, questo non volevate più. Voi avete assunto questo atteggiamento sannicandrese, non lo perderete mai più, anche se ve ne andrete in America, in Germania, dovunque. Perché? Perché noi abbiamo un modo nostro, piuttosto provinciale, diciamo la verità, piuttosto provinciale, ma anche molto incisivo ed essenziale. Cioè, noi siamo razionali, c'è poco da fare. Il sannicandrese è un dialetto molto razionale. Perché? Perché viene veramente dalla gavetta. Io in questo mio ultimo libro ho fatto molto riferimento
ad Albano Vicento di molto, insomma, per quello che sono gli episodi essenziali. Ad Albano Vicente di Silvio Petrucci, che raccomando a chiunque, anzi, secondo me si dovrebbe fare qualche ristampa piuttosto aggiornata di questo libro, perché è una gamma straordinaria di personaggi che noi non ci sogniamo neppure. Tanto per dire proprio una sciocchezza, che a noi potrebbe pure fare schifo. Lo sapete che c'era carenza di acqua a San Nicandro? Allora la povera gente prendeva l'acqua dei maccheroni dai patrizi di allora, dalle persone più benestanti, la scolatura della pasta, per ricuocersi la propria pasta. Lo sapevate questo? Questo è una cosa che potrebbe fare schifo. Eppure, ragionate bene, questa è cultura. Perché è cultura? Perché innanzitutto ci fa capire le nostre radici. Secondo, la nostra Puglia è stata sempre povera di acqua. Puglia, secondo Paolo Diacono, lo storico del periodo barbarico, significa persa. Cioè persa perché? Perché non c'è acqua. Allora, cominciamo a fare tutte queste belle cosette e messe insieme e fanno la nostra cultura. Per quanto riguarda il dialetto, è una cosa bellissima. Bene ha detto Peppino quando ha detto noi dovremmo conservare il nostro dialetto attraverso il teatro. Perché se voi andate nei paesi molto vicini a noi, Foggia, Lucera, hanno un loro teatro dialetto dialettale che praticamente tramanda quei propri detti, quelle impressioni, quegli episodi di vita, che sono molto importanti, sono molto educativi tra l'altro. Quindi praticamente noi non abbiamo proprio di per noi un nostro teatro sanicandrese, anche se ci sono delle... No, un momento, non è che non ci sia, cioè, vabbè, cioè, c'è qualcosa, però uno sprazzo piuttosto esiguo. Allora, perché conservare il dialetto sanicandrese? Perché se voi accendete la televisione, il televisore, e vedete per esempio Gigi Proietti che dice a te ti piace, ma a me mi piace, che significa questo? Cioè significa che il suo dialetto, quando la signora dice a me mi piace, no, a me mi piace, a te ti piace, ma a me mi piace, vedete la potenza del dialetto? Cioè si impone e dà il messaggio. Alessandro Siani, il comico, lui parla in dialetto, la presentatrice parla in italiano e lui continua a parlare in dialetto e se ne frega, perché impone il suo dialetto. Perché? Perché quella è cultura. Ma non è così facile, perché se noi parlassimo sanicandrese ci prenderebbero per cozze. Ma non è, ecco, quello è la cosa, la differenza. Perché? Perché noi non abbiamo una vera cultura alle nostre spalle. Chiaro? Scusate. Nel senso cozzo, perché sono stato in Africa, in Russia, vediamo un dialetto, in zona di sono stato pagando. Bravissimo, mi ha fatto ricordare un'altra cosa. Bravissimo, mi ha fatto ricordare un'altra cosa importante, però concludo con questo. Non che noi siamo cozzi, per carità, però il nostro dialetto non ha alle spalle una politica come quella, politica culturale parlo, come quella del napoletano. I napoletani hanno le canzoni napoletane, hanno una grande cultura, una storia napoletana alle nostre. Noi abbiamo qualcosa di piccolino, però questo non significa che ci debba essere una cultura del nostro dialetto. Non so se voi avete la possibilità di leggere le poesie di Giagnorio, il poeta Giagnorio. Il poeta Giagnorio. Cioè, sono cose bellissime, sono cose che dovreste riscoprire. Oggi come oggi, noi dobbiamo fare riferimento a queste cose proprio per conservare la nostra storia. Non è una cosa da poco, anche perché noi abbiamo i telefonini, abbiamo tutte le nostre cose, diavolerie mediatiche, però del nostro modo provinciale, che è importantissimo, di agire, non abbiamo traccia. Non a caso la famiglia Petrucci è una delle famiglie più rispettate, più famose di San Nicandro. Io vorrei ricordare Armando Petrucci, che è uno dei Petrucci, il quale ha scoperto la cronica tremitense in latino, ed è uno dei testi
che fanno fede in latino, cioè che studiano all'università. Io raccomanderei a tutti quanti Alba 900 di Silvio Petrucci. Perché? Perché fa capire tutte queste nostre cose antiche che ci hanno portato al periodo attuale. Oggi come oggi i giovani, come qualcuno ha detto, non se ne fregano. Non è vero. Perché non se ne fregano? In quanto non c'è il messaggio giusto e perché loro non sanno concatenare le cose giuste. A noi, cioè noi siamo di una certa età, non se ne fregherebbe niente, però culturalmente è importante, perché tante cose io le ho riscontrate, anche i modi di dire, cra per esempio, cra significa, viene da cras latino, e tutte queste cose, cioè tramandandole noi riusciamo a capire proprio la psicologia, anche nazionale. Vabbè, ho fatto un piccolo intervento, va bene va bene l'iniziativa di Peppino, però io vorrei fare una cosa, ancora una, lanciare un messaggio, un'ultima cosa. Perché a San Nicandro, visto che c'è una rappresentante politica, perché a San Nicandro non si dovrebbe poter fare un premio letterario? Dico una cosa, un premio letterario. Anche i paesini più piccoli fanno un premio letterario, non ci vogliono molti soldi. Vi garantisco che il nome di San Nicandro potrebbe uscire fuori in senso positivo, potrebbe attrarre tante di quelle culture diverse, potrebbe portare solo dei buoni auspici e dei buoni benefici. Quindi, anche se io esco poco, Peppino lo sa, tante volte mi ha invitato, non vengo tanto facilmente per i miei impegni, ma vengo sempre volentieri quando si tratta, diciamo, della nostra cultura garganza. Grazie. Quello che dice l'architetto De Pilla è indubbiamente vero. Pensate che Vico del Gargano, io ho conosciuto delle personalità a Vico del Gargano, a San Marco ho conosciuto lo scrittore Raffaele Nigro, a San Nicandro grazie al Circolo Unione ho conosciuto Josef Tusiani di San Marco, eminente docente universitario e latinista all'Università di New York, e poi tanti altri giornalisti del mio mondo giovanile che hanno scritto in dialetto sammarchese notevoli libri interessanti, non solo il dizionario del dialetto, ma anche poesie. Mi ricordo una raccolta che ci chiama Lizzacquar, è un termine anche sannicandrese, ma loro lo pronunciano un po' diversamente da noi, Lizzacquar, una cosa del genere. E poi Vico del Gargano c'ha un premio letterario che sta diventando prestigioso a Vieste. A Vieste, luogo di eminenza turistica, stanno facendo delle cose notevoli dal punto di vista musicale. Lo so perché, non tanto perché frequento l'ambiente, ma perché i miei figli, alcuni, sono andati a suonare lì con grossi personaggi della musica. Perché così fanno i grandi letterati e musicisti. Ecco, quando arrivano in una periferia come San Nicandro, rispetto, che so, alla Daunia, San Severo, Torre Maggiore, Lucera, Foggia, Manfredonia, prendono qualcuno che è valido del posto e lo inseriscono nella loro performance, va bene? O performance. E quindi da cosa nasce cosa? Se non ci muoviamo, e dico soprattutto, è un discorso che non vale soltanto per qua, vale molto di più proiettato altrove nel paese, in molti presidi scolastici, di famiglia, di associazione. È possibile che noi dobbiamo associarci soltanto, escluse poche eccellenze, per andare a perdere tempo davanti a una sede, e soprattutto quando si è maturi,
bisogna organizzarsi per essere attivi culturalmente. E allora, ecco, ben vengano le proposte pure di dell'architetto De Pilla. Noi chiudiamo questa serata consentendovi di concedarvi, dicendo che Manuele Petrucci continua a scrivere e mi ha detto che sarebbe stato volentieri qui stasera di persona, ma le sue età avanzate e qualche acciacco glielo impediscono per ora. Aspettiamo che sta scrivendo altre cose. Io spero che scriva, impari un po' meglio il dialetto, ecco. Ma già questo contributo che ha dato serve per fissare dei punti storici a cui far riferimento. Ma tante cose ci stanno da fare. Per esempio, chi è che ha inventato e ha messo quelle targhe viarie in ceramica a San Nicandro, che poi nella Repubblica abbiamo tentato di migliorare le cose, non ci siamo mai riusciti? È da scoprire attraverso indagini storiche. Va bene. Sì, sì, sì. Te lo dico subito, signor Giordano. Allora, il dialetto napoletano, il dialetto sannicandrese, al 70% e forse anche oltre, viene direttamente dal napoletano, dalla struttura napoletana. Se poi andiamo a parlare con i venafrani, ci accorgiamo che loro parlano meglio il dialetto napoletano, ma alcune inflessioni e alcuni termini sono proprio sannicandresi. No. Ci stanno pure altri. Sì. Sì. No, va bene. Grazie a tutti.